Eccoci qua, bentornati amici di Chartube, oggi abbiamo un ospite che è già stato con noi, un ospite molto gradito perché mi avete scritto in settimana, anche addirittura due settimane fa in modo ininterrotto e io ve l'ho riportato qua, lui è molto gentile e disponibile, introduciamo Ana, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno Flo, grazie dell'invito. Buongiorno. buongiorno, grazie che sei venuto, che sei disponibile. Eh, in settimana io ho ricevuto tante mail riguardo alla tua persona e a quello di cui ti occupi. So che qualcuno già ha cominciato a partecipare, a voler capire concretamente che cos'è e in cosa consiste. Eh, il percorso che tu ovviamente fai fare alle persone non è una cosa di un giorno e visto che non è una cosa di, di un giorno racchiude più sfere della vita più argomenti eccetera l'argomento che avevamo pensato oggi era quello riguardante la giustizia perché dalla scorsa volta dalla descrizione che tu hai fatto ci hai raccontato praticamente un mondo nuovo che una persona non, non si immagina neanche normalmente. Allora, a me come prima domanda che mi è venuta a pensare è ma qual è la giustizia vera allora? Cioè quella che tu tendi a chiamare anche naturale. Cos'è questa giustizia? Cioè qual è la differenza tra queste? Bene Flo, allora intanto vorrei fare un'introduzione, cioè... Vorrei far capire a te, ai nostri ascoltatori, che quello che faccio in sostanza non sono corsi, perché è un aggettivo sbagliato, ma sono comunque incontri di consapevolezza in determinazione. Che cosa vuol dire questo? Sono semplicemente degli incontri tra anime che decidono di riflettere col proprio cervello. Cioè, noi tutti abbiamo un chilo e mezzo di materia tra le orecchie, l'ho detto tante volte. Quindi, questo chilo e mezzo bisogna farlo funzionare. C'è un problema che questo, questo cervello ha, funziona come un computer quantico. Noi, da, dalla nascita fino a quando uno non se ne accorge di come funziona, praticamente non siamo noi che lo usiamo, ma è lui che usa noi. E mi spiego meglio. Non so se ti è mai capitato di, eh, di fare un viaggio in macchina, magari un viaggio che fai abitualmente tutti i giorni. Arrivi a casa e ti poni la domanda, quale strada ho fatto per arrivare a casa? Assolutamente. In quel momento, ecco, in quel momento eh, ti accorgi che tu non eri nel momento presente, cioè il tuo cervello ti portava o nel passato oppure nel futuro. Quindi in quel momento non, è, non avevi tu il controllo di te stesso, ma era lui che aveva il controllo su di te. Questo capita al 95% de della giornata, quindi solo il 5% riusciamo veramente a essere nel qui e ora, a meno che non conosciamo, non abbiamo la linea guida di come funziona questo cervello e siamo noi che prendiamo in mano la situazione e all'inizio bisogna fare comunque delle, diciamo, degli sforzi per riuscire a governarlo se vogliamo ma poi diventa un'abitudine, una sana abitudine, io la consiglio anche a tutti, perché se no è come essere un tappo in mezzo al mare che prende un'onda a destra, va a destra, se prende un'onda a sinistra va a sinistra. Quindi non c'è una direzione guidata, ma c'è qualcuno, tra virgolette, che ci porta dove vuole lui. Visto che quelli, i, i controllori, li chiamiamo, di questo sistema, che voglio aggiungere non è un sistema italiano, ma è un sistema che magari potrebbe, Si dice che potrebbe essere partito dall'Italia, ma comunque non, non agisce solo sul paese chiamato così Italia o sul territorio. Eh, ecco, questo, questo è un punto importante. Scusa se ti interrompo, perché si tende a criminalizzare sempre un paese e quindi si esclude tutto il resto del mondo, ma questo è un sistema globale, come dici te, non è un qualcosa che colpisce una persona, cioè. Sì, ripeto: se usiamo il nostro cervello per riflettere, basta, basta fare dei ragionamenti, mettere, cominciare a prendere le informazioni, vallarle, eh, come si dice da noi il settaccio, no? per eliminare quelle che, sono, eh, che hanno delle basi costrutti validi, cioè non sono intuizioni, verità soggettive, ma sono comunque eh, delle, de, il vero. cioè Ecco, il vero non è la verità, il vero nasce vero ed è vero all'infinito. La verità individuale dipende dal punto di vista. E da cosa arriva questo punto di vista che crede che comunque crea delle credenze? È fatto di informazioni che noi abbiamo appreso e soprattutto l'esperienza che abbiamo vissuto. Perché ti faccio un esempio chiaro, se noi abbiamo, parliamo dell'argomento infanzia, quindi nell'infanzia io ti posso chiedere che infanzia hai avuto? Flo, E tu mi puoi dire, ma sì dai, bene o male, sono stato felice, ho avuto un'infanzia tranquilla, serena con dei genitori fantastici, mi hanno fatto studiare, mi hanno fatto avere un'infanzia tranquilla e quindi sono cresciuto in una determinata maniera. Poi lo chiediamo un altro, magari una ragazzina che ha avuto è stata stuprata da suo zio, eh, madre che si prostituiva padre alcolizzato e quindi avremo due risposte completamente opposte e l'argomento lo stesso. Quindi il punto di vista dipende dalle esperienze più le informazioni che abbiamo acquisito fino ad oggi. Ma dov'è il problema principale? Che la verità soggettiva è inconfutabile perché tu non puoi giudicare qualcun altro nel senso se non hai fatto la sua esperienza e non hai le sue informazioni. Quindi la verità soggettiva è vera, non è vera per noi, per quello che abbiamo vissuto. Perché io faccio sempre un esempio, se io disegno un 9... E tu sei di fronte a me, vedi un 6, quindi il punto di vista è diverso. Esatto, esatto. Non possiamo giudicare noi come umani, perché comunque eh, tutto quello che è legge, anzi le leggi, sono state create da, dall'umano. Ricordiamoci che eh, è l'umano che scrive le leggi, non è la legge o le leggi che scrivono l'umano. E lì c'è una differenza tra umano e l'uomo integrale, che sono due cose completamente diverse. Perché? È proprio lì la differenza. Però prima di parlare di questo vorrei parlare della scala del diritto, che è molto importante capire che cos'è questa scala, perché molti parlano della legge o delle leggi senza conoscere quali sono le scale la scala di importanza, cioè quelle primarie e quelle secondarie. Esiste un, un diritto divino, cioè quello del diritto, divino è, il diritto cre, è quello che ha creato tutto, il creato, ok? Nel creato non c'è divisione, nel creato c'è tutto. Quindi se, nel creato c'è la cosa più importante che è sopra, è la vita. Quindi tutti, tutti in natura, se noi ci mettiamo in natura, cioè lottiamo per sopravvivere. Sì. Poi sotto c'è il diritto naturale che è quello che, con cui ci dobbiamo confrontare quando andiamo in mezzo alla natura. Se io vado da, da uomo in mezzo alla natura, so che comunque se ci, vado, se ci vado senza nulla, la sera verrà freddo, quindi dovrò trovare un riparo. Se dovrò fare, stare attento ai serpenti, agli orsi o ai lupi, nel caso che sia una zona eh, che abbia quel tipo di animali in circolazione, quindi mi dovrò confrontare con quello che esiste nella natura. Nel diritto internazionale, che è lo scalino sottostante, sono i rapporti internazionali tra gli stati. Quindi uno Stato, per esempio eh, Italia, se lo vogliamo chiamare così, con un altro, per esempio eh, Francia, quando si confrontano, si confrontano in personalità giuridica. Cosa vuol dire questo? Stato Italia cioè, scrive delle, delle cose le, e in personalità giuridica le propone sul tavolo. Stato Francia le mette sul tavolo le sue, sempre in personalità giuridiche, e alla pari si confrontano. Si confrontano con un atteggiamento diplomatico, perché se no si tratterebbe di... Eh, dopo si passa al discorso della guerra, che è un'altra cosa. Nell'atteggiamento diplomatico ci sono gli accordi internazionali, che sono accordi trattati, bilaterali, come possono essere, adesso dico, trattati dell'AIA. Eh, la, i trattati di, di Oviedo, ci può essere la CEDU, la DUDU, cioè insomma tutti quei rapporti che ci sono tra stati internazionali, cioè a livello internazionale. Poi sotto c'è il diritto positivo, che è un nome neanche tanto conosciuto, molti la conoscono come la Costituzione del Paese oppure la, lo conoscono come, nel, come il, il giudizio, per, per esempio, penale, quindi il diritto penale o il diritto civile. Ecco, se guardiamo quel diritto positivo, che è quello che riguarda la maggior parte degli individui che si chiamano cittadini, quindi si identificano in cittadino, sono sottoposti a quello, so, soprattutto guardano quello, non, non, non riconoscono gli altri perché sono focalizzati su, questi, su, queste, su queste leggi diciamo, che girano sul territorio. La piramide è fatta così, sopra c'è la Costituzione, sotto c'è il codice civile col codice penale e sotto ancora abbiamo un'altra cosa che è quella che in questo momento dobbiamo prendere più in considerazione che si chiama la consuetudine. La consuetudine crea le leggi. Infatti, se noi facciamo un esempio, eh, fino al 2019 si circolava, prima di uscire di casa si faceva attenzione di avere eh, le chiavi, il portafoglio e il telefonino, se vogliamo. Oggi ci abbiamo aggiunto la mascherina e ci abbiamo aggiunto un green, un codice. Questo codice è come avere una chiave di accesso per entrare in determinati luoghi. Quindi non c'era solo la chiave della casa che ci permetteva di entrare nella casa, ma abbiamo un'altra chiave che ci permette di entrare in determinati luoghi, perché se no diversamente non ci fanno più entrare. Questo perché è diventata, è diventata legge, tra virgolette, che non lo è ancora, ma... Comunque se andiamo avanti con questi atteggiamenti diventerà legge in assoluto, cioè perché comunque la consuetudine, la massa, crea le leggi. E questa è una cosa molto importante da comprendere, perché se non si conosce la scala del diritto, si arriva a essere succubi, quindi di un sistema, eh, se vogliamo, neanche tanto onesto, perché ci, ci impone le cose con i ricatti, con le peggiori cose, ma sempre per ottenere la cosa che è funzionale a lui, cioè quindi il potere. È tutto lì, Le... nel tutto, nel creato esiste quello che vuole imporre il suo potere. Quindi ci sarà un oppressore al vertice della piramide che opprime un oppresso. Poi, l'oppresso a sua volta, essendo un graduato, andrà a opprimere altri oppressi sotto di lui. Quello sotto di lui avrà dei gradi, quindi sempre un grado piramidale, cioè un grado di potere, che opprimerà altri sotto di lui, e via discorrendo, fino ad arrivare all'ultimo scalino, quindi la base della piramide. Dove c'è il popolo inconsapevole che subisce queste cose e arriva a casa talmente stressato, talmente nervoso che o dà uno schiaffo alla moglie o un calcio al gatto, e, e insomma, sempre, va a opprimere anche quell'altro che non c'entra nulla. Quindi, alla fine, se vogliamo guardare, è tutta una questione che è colpa nostra. Cioè, quando io punto il dito, vedo che ce n'è uno davanti che punta lui, ma ne ho tre che puntano verso di me. Quindi quei tre eh, vuol dire guardati dentro per capire dov'è il problema. Se tu ti comporti alla stessa maniera di quello che ti opprime e diventi un altro oppressore anche tu, sei complice, semplicemente. Inutile dar la colpa agli altri. Quindi tutte esatto. queste riflessioni che noi facciamo, dove analizziamo e svisceriamo le cose, facciamo proprio veramente de degli appuntamenti come dei rituali del tè come si fa in Inghilterra dove ci mettiamo lì e ragioniamo e facciamo funzionare il chilo e mezzo se noi in tutti ci mettiamo a farlo funzionare visto che c'è un detto che dice che più teste sono meglio di una dopo nasce un'altra problematica che è quella del dialogo creare dialogo non vuol dire creare discussione perché la discussione prevede uno scontro una distruzione ma se noi creiamo sano dialogo quindi Uh, intanto chi parla, gli altri devono star zitti, è la regola numero uno, perché già è difficile mandare un messaggio, anche se parliamo lo stesso linguaggio, è comunque difficile far comprendere quello che vogliamo dire, soprattutto se parliamo di temi um, duri, io li chiamo duri ma perché sono semplicemente uh, non conosciuti alla massa. Uh, la maggior parte degli individui sono stati indottrinati proprio per non capire questi temi. Poi diciamo, utilizzano un linguaggio eh, non consono appositamente per mantenere occulti certi, certi segreti, se vogliamo, che oramai secondo me stanno venendo fuori. Oramai chi vuole rimanere ignorante in questo secolo, secondo me, perché lo vuole? Eh, le capacità sì, si possono acquisire, si può, come tutte le cose, quando si vuole allenare un muscolo, si va in palestra e ci si allena. Non è che guardi la rivista eh, di, di, di bodybuilding e pretendi di fare il fisico, cioè, eh, voglio dire, la gente mi chiede, ma qual è la strada? Qual è il documento? Ma qualcosa devo fare? Cioè, se non ti alleni non cresci, cioè, è inutile che mi vieni a raccontare che vuoi la, la pillolina magica, non si va. È come dire, quello che va dall'avvocato delega il suo potere all'avvocato, gli dà una delega proprio e poi gli mette appoggiato un documento dicendogli io sono questo, quindi il documento, il doc della menzione, perché tu non sei quello lì, gliel'hai allegato, gli hai dato una delega e lui, visto che quel documento è un pezzo di carta e non può mai decidere, perché questo qui è un pezzo di carta, quindi non ha, non ha vita, a meno che tu non gliela dai la vita, cioè non gli dai il tuo consenso. Quindi se tu gli stai dicendo che io sono quello lì e lui prende la delega, ti prende in amministrazione, tu hai delegato il tuo potere a una terza figura. È questo che la gente fa fatica a comprendere perché li hanno indottrinati fin dalla nascita, già dalla culla, la propria madre che è, una, è quella che ti ha dato la vita, è quella che ti ha dato da mangiare per eh, i primi anni, finché non sei diventato, eh, diciamo così, capace di autosostenerti. E quindi tu ci credi, ti, ti chiedevano nella culla, ma tu sei questo nome, tu ti chiami così. Poi quando sei un po' più grandino ti aggiunge anche il cognome. Il problema è che dopo cosa succede? Che quando inizi il percorso scolastico, già la prima cosa che fai quando entri in classe, la maestra cosa ti fa? Ti chiede? Ti fa l'appello. L'appello, sì. Quindi, già da lì, per, un, per tutto un percorso scolastico, chi più, chi meno, lo fa più o meno lungo, poi se uno fa l'università, ancora peggio, nel senso che è un dottrinamento sempre più lungo: ti chiedono pr la prima cosa il cognome. E poi il nome e ti fanno identificare in quella cosa. Dopo la fine è normale che tu ci credi che sei quella cosa, sì. ma in realtà quella cosa è un'etichetta che ti è stata anche data più fatta. Perché io sfido chiunque a confutare che qualcuno, qual qualsiasi individuo che è nato sulla terra, aveva un'etichetta oppure stampato sul corpo quel cognome. E nome se, se nel lasso temporale mi conferma che è nato col tatuaggio sul corpo con quel cognome nome, allora gli do ragione. Se no, diversamente l'asso temporale dal momento che uno viene, cioè esce dal, dalle acque della madre, no? il diritto dell'ammiragliato, le, le acque che sono la legge del, del mare che è sulla terra, proprio del commercio, che è gestito dall'UCC, che è l'uniform commercial code, quindi che gestisce tutta la legge delle acque a livello internazionale. Quando uno esce dalle acque, praticamente cosa succede? Viene marchiato come un animale, che gli fanno il marchio a fuoco, oppure gli mettono, sai che c'era quell'orecchino con eh, i il codici? Il, sì. il ecco, magari farlo così, marchiarlo fuoco il bambino, qualcuno qualche domanda lì se la poteva fare. Quindi <ride> hanno pensato, ma perché farlo così? Lo facciamo in un modo un po' più leggero e gli facciamo fare a lui, col suo consenso, il tragitto di consegnarci questo bene, Infatti succede proprio un rituale di questo tipo che questo bene viene consegnato alla pubblica amministrazione eh sì. tramite, tramite un pubblico ufficiale. Quindi c'è il primo pubblico ufficiale che lo troviamo all'ospedale che è praticamente è l'ostetrica nel momento che è lei la prima che prende questo bene che esce dalle acque dal canale uterino sempre canale, acque, le acque della madre che si rompono perché? Perché è il diritto del mare. Quindi questa... Prende il bene nelle mani e redige un primo documento che è un certificato che certifica che lei l'ha preso in mano questo qui e ci mette la sua firma. Non ci mette né il nome né il cognome del bambino, non, non c'è un legame di sangue tra la madre e il padre, tra i quali la madre viene nominata come puerpora, cioè colei che ha preso in, in consegna il bambino per accudirlo, si occuperà di lui per esempio nell'arco finché non avrà compiuto il diciottesimo anno di età eh, per comprargli i vestiti, per comprargli da mangiare, per farlo studiare, quindi ce l'ha in consegna la puerpera, ma non è la madre naturale. Poi si dice al padre, normalmente perché la madre dopo il travaglio, dopo insomma una situazione del genere un po' in eh, trambusto, quindi il padre cosa fa? Entro i dieci giorni deve andare a registrarlo nel registro registro, nel registro del re. Quindi consegna il proprio bene a un altro pubblico ufficiale. Tu immagina la scena, arrivi, c'è un banco dove tu praticamente ti presenti, c'è un altro pubblico ufficiale che come Fantozzi dice: venghi, venghi è contentissimo. Lui, anche se è inconsapevole, perché poi voglio dire, eh, anche lui non è che le sa le cose come funzionano, gli hanno detto di fare una determinata cosa. Lui è un sottoposto, quindi lui esegue è un mero e proprio esecutore, e cosa fa questo qui? prende un foglio, un registro e ascolta quello che gli dice, quello che è di fronte a lui, che normalmente il padre, inconsapevole, pensa di fare una cosa eh, normale, cioè vado a registrare mio figlio, quindi lo dichiaro lo stato, pensa di fare sì, una dichiarazione. Sì. In realtà non è così, in realtà lui sta cedendo il suo figlio, quindi il bene, a un ente, glielo cede proprio, gli dice io questo qui te lo do perché l'ho trovato e passa sotto la figura, cioè viene proprio, e invito tutti ad andarlo a leggere, fate la richiesta di, del vostro atto di nascita, e vedrete che sopra c'è scritto il dichiarante. Chi è il dichiarante? È un ruolo, cioè io posso passare per una strada, trovare in un sacco del pattume di fianco un bidone, una, un bene, dentro un sacco, e mi rivolgo a un ufficio comunale o dei carabinieri e dico, ho trovato questo. Bene, venga che andiamo a verbalizzare, verbalizzare. Quindi andiamo lì, lui mi chiederà dove l'hai trovato, bene, l'ho trovato nella via tal tale, numero civico dal tali, e c'è questo. Ok, lei dichiara di averlo trovato lì, firmi qua. E lì c'è la dichiarazione. Quindi lui è un dichiarante, potrebbe essere lo zio, il nipote, potrebbe essere un qualsiasi individuo che si presenta col certificato di nascita. Quindi dal certificato di nascita nasce l'atto di nascita. Un atto è un contratto, alla pari di un atto di compravendita di un terreno, di, un, di una casa, di un'automobile. Un quindi un atto è un contratto. E lì nasce il trust, che è questo documento giuridico, uno dei più antichi, che nasce da, dall'epoca dei Vichinghi, quando si viaggiava e si facevano le tratte commerciali da Stato a Stato con le navi. E quindi c'era sempre diritto del mare. C'era questo diritto dell'ammiragliato che è il, il codice del commercio. E infatti chi prende il primo che trova qualcosa disperso nelle acque? Cosa succede quando uno trova disperso nelle acque qualcuno? È, e diventa... lo... è, è, Troppo... è il È il al proprietario. Esattamente, se nessuno lo, lo reclama. Per esempio, loro danno un termine di sette anni per reclamare il proprio bene, ma la gente non sapendolo, sapendo che funziona in questa maniera qua, non, non sanno il perché c'è questo tipo di rituale, nessuno lo reclama. Quindi il bambino diventa a livello umano, gli disperdono nelle acque, quindi vuol dire disperso in mare l'umanità del bimbo, dell'umano, disperso nel mare vuol dire che non è presente, cioè non è qua, è disperso, non è morto, attenzione bene, non è morto, è disperso. Se uno è disperso vuol dire che il suo corpo non c'è. Quando è che appare il corpo di questo? Umano. In due modi, o appare quando va in pensione, all'età pensionabile, quindi la mozzarella è scaduta, dobbiamo <ride> dargli praticamente quello che, le, che, che gli spetta per un tot finché non passerà a miglior vita e quindi abbiamo bisogno di darla a qualcuno, non possiamo darla a una finzione giuridica, un pezzo di carta, e gli fanno firmare nel dossier dove ci sono tutte le carte un foglio che si chiama Esistenza in Vita. Andate a vederlo, perché a me piace sempre essere chiaro, cioè non credete una parola di quello che vi dico, andate su qualsiasi motore di ricerca, cercate, allora, legge 445 del 28 dicembre del 2000, all'articolo 46, alla lettera G, e trovate questo documento. Tutti i comuni ce l'hanno, magari qualcuno che è già andato in pensione eh, se ne sarà accorto, altri no, perché comunque è un documento che mettono in mezzo agli altri. Uno Sai come fanno? no? Ti dicono: Prego, questi firmi qua, firmi qua, firmi qua, e noi firmiamo senza neanche leggere. È normale. Cosa buona e giusta sarebbe invece: Scusi, eh, se dobbiamo fare un contratto, io lei mi dia prima il contratto, me lo leggo bene, nei particolari, soprattutto nei, nelle frasi piccole o nelle paroline che non si conoscono, si va a cercare il vero significato della parola, e a quel punto decido se firmare o no, se accettarlo o no perché poi alla fine è quello il discorso che noi deleghiamo sempre il nostro potere e, e ce lo dicono pure, loro ci considerano che siamo cuccioli di animale incapaci di intendere e di volere, in bancarotta e bisognosi di amministrazione coatta. Cioè dei disgraziati, veramente. Cioè, Ma, cioè, non, hanno, non hanno tutti i torti se vogliamo, perché poi facendo un'analisi precisa e guardandoci intorno, cioè, insomma non è che... <ride> Non è che gli possiamo dire che sono degli stronzi, cioè, hanno un po' di ragione, ce le hanno, ma perché ce l'hanno la ragione? Cioè, il discorso è che noi eh, o abbiamo gli occhi foderati dal prosciutto, oppure non ragioniamo più con questo chile e mezzo e ci facciamo pilotare dove vogliamo loro. A me piace fare un piccolo ragionamento, Flo, eh, perché rende l'idea. Ci sono tantissimi percorsi che insegnano eh, a salire sulla propria barca. Ti propongono una barca grande di salvataggio, come c'era quella della la barca di Noè, ti ricordi l'arca? Sì. Talmente. Allora c'era questa grande arca e tutti salivano sopra perché si dovevano salvare dalle acque. Ma eh, se ragioniamo bene, non siamo tutti sulla stessa barca, cioè la mia realtà individuale è completa, di, completamente diversa da quella di tanti altri, ma come molto probabilmente la tua è come quella di tutti noi. Sì, cioè, Ognuno sì. ha la sua realtà individuale. A me piace dire: impara a governare il tuo, il tuo vascello, poi da solo, quando sai governare che c'è il timone bello fermo nelle mani, quindi sai dove vuoi andare, ci, ti metti d'accordo con altri leader del proprio vascello, quindi che hanno il timone bello saldo nelle mani, e come una grande flotta si va nella direzione che vogliamo, ma non che si sale tutti su una barca ecco, dove c'è un comandante, che magari quello oggi ha anche delle buone intenzioni, però domani. Può venire corrotto, può venire colluso, può venire minacciato, esatto. eh, può, venire, può venire che gli gira la testa e poi ti porta da un'altra parte. Ma quando, va, quando si va in piazza a, a, a reclamare, a manifestare, a fare festa con le mani, o protestare, a essere a favore di chi c'è in testa, quindi a riconoscere quelli che stanno facendo queste azioni, quindi gli diamo il potere in sostanza invece di toglierglielo, in più ci si va il sabato e la domenica perché fra settimana si deve fare altre cose, quindi anche quella cosa lì è incongruente al massimo. Cioè, non è che la gente fa un ragionamento e dice: Ascolta, va bene andare in piazza, vabbè, l'unica cosa di positivo è che vado a vedere che c'è altra gente che la pensa come me. Giustissimo, facciamo una bella spaghettata, ci mettiamo lì, facciamo festa, ma alla fine. Non c'è nessuno che ha messo lì un banchetto e dire OK, prendo giù il numero di telefono e le mail e cominciamo a creare qualche cosa sulla direzione di quello che vogliamo. No, hanno sempre esatto. bisogno di qualcuno che comanda e qualcuno da seguire, cioè un leader. Esatto. Cioè, ma un leader, se finché seguiamo il leader, signori, perdiamo la nostra, il nostro potere. Non bisogna più cercare il leader. C'è cioè, chi aspetta Gesù Cristo che arriverà nelle antiche scritture, c'è scritto quello e quell'altro, va bene, ok. Ma se tu non fai l'azione, Gesù Cristo cosa viene qua? Ti aiuta così che tu non stai lì fermo a fare niente? Ti aiuta a applaudire. Esatto, ti aiuta a applaudire. <ride> Oppure c'è chi pensa ancora che Trump eh, con la Gesara Nesara arriverà a farà brigare. Eh, ma scusate, se noi per primi non incominciamo a usare questo e a capire che il divide e timper è stato creato apposta per dividere i popoli, le masse inconsapevoli, gli animali, la merce, quindi che hanno anche un passaporto quindi il passaggio per il porto che sia porto nelle acque uno dice vabbè allora non prendo più la nave prendo l'aereo sì però si chiama aereo porto quindi è sempre un porto, è sempre porto. Quindi loro, la love gestisce la legge del mare della terra e dell'aria non hanno capito queste cose qua perché il potere gestisce tutto e chi ha il potere lo vuole mantenere stampano i soldi non hanno bisogno loro di quello che eh, appunto, loro non hanno assolutamente sì. bisogno dei soldi nostri, i soldi nostri li prendono per toglierci l'energia e per mantenerci nella ruota del cricetto, punto. Molto semplice. Quindi la giustizia, ritornando a noi, vorrei dire una cosa, creare dialogo costruttivo vuol dire anche imparare a gestire le proprie emozioni, vuol dire anche imparare a, a dare un contributo che sia un valore aggiunto. Non vuol dire dire io impongo il mio punto di vista perché ce l'ho, è solido, so che ho ragione e devo andare contro tutti gli altri, perché quello lì è funzionale al sistema, vuol dire essere in scontro, in distruzione. Vuol dire che ascoltiamo tutti, mettiamo tutti i punti di vista sul tavolo, poi scegliamo quello migliore per il bene collettivo. Questo vuol dire. Perché è inutile che noi ci mettiamo lì a dire io sono il Superman perché ho l'egocentrismo, voglio apparire, che è uno dei bisogni primari tra l'altro dell'umano, proprio apparire o fare parte di un gruppo, di una squadra. Non è a caso che hanno messo il calcio che indottrina le masse, perché quando gioca la nazionale tutti sono in piazza con la bandierina. Quando devi andare a reclamare, non a reclamare, quando devi andare a esercitare il tuo diritto, perché il diritto si esercita. È un diritto inalienabile, si esercita, non si va a reclamare, quando si deve andare a esercitare il proprio diritto, tutti zitti e muti, coperti dietro a una, a una maschera, perché ci sono tante maschere flo in giro, sì. tantissime sì. maschere, esistono una marea di umani da prezzo e pochissimi uomini integrali di valore, questa è la grande problematica che ci troviamo. Però dall'altra parte abbiamo una grande chance, perché questo momento storico è molto favorevole a quello che sta succedendo, cioè mi spiego meglio. Abbiamo l'opportunità con la tecnologia di avere la comunicazione, come quella che stiamo facendo in questo momento, la sana comunicazione, che permette di aprire la mente, di svegliare questa, questa mente bloccata, ipnotizzata da questa ipnosi di massa. E quindi questa cosa qua è favolosa. Poi chi lo vorrà fare lo farà, chi non lo vorrà fare, come dice, come dice il grande Tiziano Terzani, farà un altro giro di giostra. Ma non è un problema nostro, esiste il libero arbitrio. Quindi chiunque di noi ha l'opportunità di decidere per se stesso se prendere in mano il timone del suo vascello e portarlo nella direzione che, che vuole, non che desidera, che vuole. Molto importante, eh? anche qua apro una parentesi e poi la chiudo. Il concetto della volontà ce l'hanno sempre distrutto dicendoci anche i nostri genitori quando gli tiravamo, gli tiravamo la giacca e gli dicevamo mamma, mamma voglio questa cosa e la mamma non potendola ce la comprare ci diceva eh ma l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. Lì, lì cresce un trauma incredibile per il bambino che se lo porta dietro per tutta la vita. Perché? Perché il voglio ti dice non è una cosa giusta parlando di giustizia, non è giusto volere, perché chi vuole è una, è una persona brutta, non si fa. Eh sì. Invece no, bisogna volere. E tu che parli sempre di astrologia, adesso te ne dico una, magari la sai già, ci dicono anche, quando cade la stella, devi esprimere il desiderio. Nel linguaggio antico la sidera è la stella, il de è la negazione, quindi tu stai negando la stella, stai negando il desiderio, il e quindi desiderio. allontani da te quello che vuoi. Cioè, in quel momento stai facendo un rituale che invece tu stai credendo che esprimendo quel desiderio, attirerai quello che vuoi. Ma in realtà stai facendo il contrario: il contrario, praticamente è il contrario, e, e ce ne sono un sacco di questi inganni nel linguaggio comune, bisogna stare attenti per quello, è tutto un inganno che ci hanno messo davanti agli occhi. Addirittura le, le maledizioni, però finisco quella del desiderio. In sostanza, bisognerebbe volere, cioè io quando cade la stella, esprimo il mio volere, quindi considero la sidera la prendo con me. È diverso. Quindi Molto. considero il, la volontà e non il desiderio, e poi magari faccio una bella lista di cose che voglio, perché è più difficile scrivere quello che voglio che non quello che non voglio. Se io ti chiedo, Flo, scrivimi in dieci minuti eh, dieci cose che non vuoi, tu, 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 tu in cinque minuti me le scrivi, ma questo vale per tutti. Eh? Sì. Se, ti, se, ti die, se ti dico, guarda, te ne do venti, quindi il doppio del tempo, scrivimene dieci che, no, che, che vuoi, cavoli, ci metti una vita e forse nei venti minuti ne hai scritti la metà. Ma questo è normale, sai perché? Perché l'umano è più portato a seguire le cose che non vuole, quindi nella sua mente dice: Non voglio questo, non voglio questo, quindi non voglio essere grasso, e puntualmente è grasso. Invece di dire, di esprimere, voglio essere in salute, che è diverso. Perché l'universo, essendo tutto vibrazione, quindi il pensiero è vibrazione, la parola è vibrazione, l'azione è vibrazione, che chiude il cerchio, quindi per manifestarsi nella realtà una condizione. C'è bisogno di unire tutti e tre che siano nella stessa frequenza. È inutile che io dico che voglio una cosa poi dopo ne penso un'altra o agisco in maniera contraria. Cioè non, non funziona. Poi è inutile che ci lamentiamo. E infatti il sistema cosa fa visto che hanno Hollywood in mano, loro ci mettono lì un copione un po' marcio, dove tutti pensano a quel copione, parlano in funzione di quel copione e agiscono in funzione di quel copione. Diamogli un codice da due anni a questa parte, quel codice tutti parlano di quel codice. Quale, quale sarà la manifestazione di questa realtà secondo voi? Se noi siamo lì concentrati su quel quello lì che ce loro ci buttano nella testa giorno per giorno, dalla mattina quando ci svegliamo, prima cosa che pensiamo è quella. Alla sera prima di andare a letto, prima cosa che pensiamo è quella. Allora, o ci distogliamo il nostro la nostra attenzione da quello che vogliono loro e la mettiamo su un foglio bianco e cominciamo a scrivere quello che vogliamo noi e tutti assieme diamo energia a questo, questa sarà la grande rivoluzione dell'umanità. Ma per farlo c'è bisogno di una cosa, condivisione. Non è condivisione, l'ho detto apposta. Analizziamo la parola condivisione. Con... Condivisione. La divisione. Ed è, sempre, è sempre la divisione. La divisione. Dobbiamo sì. fare una comunione di intenti. Allora, se facciamo la comunione dei de degli intenti, decidiamo tutti insieme di gestire un grande perché nelle varie sfaccettature, nei vari pilastri che abbiamo bisogno per soddisfare i nostri bisogni primari e secondari, allora sì che l'umanità ritornerà in equilibrio e avrà l'opportunità di rimanere su questo pianeta. Ed è una grande opportunità. Diversamente c'è l'estinzione, che va bene lo stesso, perché non siamo in equilibrio, quindi, come tutte le cose in natura che non sono in equilibrio, la natura le spazza via. Questo è, è chiaro, perché il diritto naturale è superiore a tutti gli altri diritti delle leggi scritte dell'uomo. Secondo me, adesso parlando di giustizia, bisogna fare un'analisi una, un molto approfondita su quello che ti sto dicendo adesso. La giustizia può essere giusta dal mio punto di vista se operano al bene collettivo, ma può essere anche giusta nel punto di vista di uno che vuole potere. Perché qual è la. Anche Prodi disse: entriamo nel 2002 nell'euro, sarà come se lavorassimo un giorno in meno e, e sarà come se guadagnassimo se lavorassimo un giorno in più. Ha detto, non ha detto una bugia, ha detto la cosa giusta. Ma non ha detto per chi? È semplicemente non ha detto per chi. Anche la legge è uguale per tutti, ma non dicono per chi. Perché se lì arriva l'amico dell'amico passa a modello 44-45 insabbiano tutto. Se arriva quello che rompe le scatole, gli danno l'ergastolo se ha rubato una gallina al supermercato perché aveva fame. Quindi, qual è, la, eh, qual è il punto di vista? Quello, eh, il giusto è, dipende dal punto di vista. Finché l'uomo è complice, quindi l'umano è complice di questo sistema marcio criminale. Consapevolmente o inconsapevolmente, io non voglio dire che tutti lo facciano apposta perché molti sono stati costretti, ricattati. Ci sono sì, mille robe sì. che loro utilizzano perché il potere non è stupido, è tutt'altro che stupido. Sì, Ma, sì. Perciò non bisogna sottovalutarlo. Ma io dico: chi ha questo potere conosce benissimo come funziona il cervello, come funziona questo chile e mezzo, sanno benissimo i condizionamenti che noi abbiamo, sanno benissimo come indottrinarci hanno delle tecniche che se si possono anche studiare, la programmazione neurolinguistica, la propaganda, cioè hanno il sistema della rana bollita, cioè hanno il sistema della paura, perché la paura, 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 per l'umano quando ha paura si blocca, si blocca non solo fisicamente, anche mentalmente, non, non, non reagisce. Invece nel, nella natura l'animale scappa. Quindi bisogna capire queste cose qua, se uno non le sa ha l'opportunità di andarle a studiare perché al giorno d'oggi abbiamo la fortuna che con internet si può discernere la fake news da quello che volete ma internet ci dà l'opportunità stando a casa nostra di trovare le informazioni immaginate che solamente pochi anni fa per trovare le informazioni avevi l'opportunità di andare in una, in una biblioteca ma potevi anche non trovare quello che volevi dovevi girare girare perdere un sacco di tempo oggi con un clic a portata di mano puoi studiare quello che ti pare senza pensare di avere il titolo perché tutti pensano che per studiare bisogna andare all'università e basta. Non è vero. Non è vero. Perché lo dimostro, dimostro anch'io. Io ho il titolo della terza media, per esempio, titolo loro. Però mi sono informato, sono ricercatore indipendente da più di 30 anni e quindi qualcosina ho imparato. Posso confrontarmi. Con quello che lavora alla Montedison, come posso confrontarmi anche con quello che, eh, con i magistrati, gli avvocati, non c'è nessun problema, possiamo parlarne. Vogliamo fare un dialogo costruttivo? Benvenuti. Vogliamo fare una discussione distruttiva che porti a, ad avere la, la ragione assoluta per il potere? Anche no, non te lo permetto, non mi interessa. Un dialogo che sia fatto basato sulla diplomazia, un rapporto diplomatico non serve avere per forza eh, il rapporto di scontro, e infatti quelli che vanno in televisione sono la maggior parte, quelli che invitano, quelli che hanno, non hanno capacità di gestire le proprie emozioni, quindi individui che sono… Eh, infatti, quello che ti stavo adesso... proprio per dire, perché l'esempio che ci hanno posto dalla mattina alla sera, nelle televisioni per esempio, è quello contrario a quello che dici te, cioè c'è eh, sempre uno scontro, male. non è una discussione mai, cioè tu… Dimmi un canale che fanno un dialogo praticamente. Cioè... Ma la, la, la televisione, mainstream come le radio e i giornali sono tutte pagate da questi individui, quindi mh, chi il potere li paga. Ma danno fondi eh. a tutti, uh, danno delle cifre enormi, ma è normale. Ma anche lì basta ragionare su come funziona il potere, la scala piramidale, e se uno lo usa capisce che comunque. Eh, guardare la televisione e ascoltare i, i, i TG alla radio e, e leggere i giornali sono comunque notizie manipolate. Non è che ci vuole la scala per capire queste cose qua, ma purtroppo, ancora lì, eh, se uno non lo usa, si fa usare questo da un'altra parte, da qualcun altro. Tutto lì. Perché vanno, come hai detto la maggior parte delle persone in automatico cioè come quando guidano che non ti accorgi quando arrivi a casa come dicevi, è uguale anche là loro guardano, si assimilano tutto, depositano tutto e poi ripetono quella cosa là esatto. è veramente impressionante anche perché in questi giorni mi è successo che delle persone che minimamente non credevano a nessuno di questi discorsi Sai, se tu gli parlavi e non gli entrava niente ti chiamano e ti dicono che sono confusi. Beh, sì, sì, non sono confusi. Cioè, Capisci? Cioè, arrivare a una persona che nega ogni tipo di dialogo che ti chiama, e dire sono confuso. Non capisco niente quando guardi la televisione. Cioè... Un... Adesso voglio farti fare un ragionamento, Flo, che è molto importante. Visto che parliamo di legge anche divina, ti ricordi le tavole dei dieci comandamenti? Sì, ok. Sono state, da, sono state scritte da Dio, secondo, cioè le hanno portate agli uomini tramite Mosè, tutta quella storia che ci ha raccontato, sì. e va bene. Sul roveretta ardente, sul monte. Esatto. Ti ricordi che c'è l'argomento la, la, diciamo, numero 5, la legge numero 5, c'è scritto non uccidere. Uccidere. Non uccidere. Sì, non uccidere. Non c'è scritto non uccidere il cane e il gatto e uccidi lo, la, la gallina o... o... C'è scritto non uccidere, punto. Ok? Sì. C'era una storia dove dicono che Abramo ha ricevuto ordine da Dio di uccidere, di sacrificare il proprio figlio. Sì. E in quel sì. momento che lui lo stava facendo perché era molto devoto a Dio, Dio gli ha fatto apparire l'agnello al posto del, del figlio perché così non lo sacrificava. Ma Cosa succede quando c'è la Pasqua di tutte le religioni? Vengono sacrificati miliardi di animali nello stesso giorno. Quindi l'atto di uccidere, questo di sacrificare, del sacrificio, che è inutile che mi vengano a dire che il sacrificio è una cosa che sia per il bene di questo Dio. Se Dio è amore incondizionato, ci ama e ci perdona i nostri peccati, perché vorrebbe un sacrificio? Sì, infatti. Abbassoso. Allora, non è che stiamo dando un'energia, visto che tutto è vibrazione, tutto è energia, stiamo dando energia a qualcosa che va al contrario? Per caso, caso. Eh, io la butto lì, e eh. poi dopo uno, ognuno ragiona no, al modo. Ma la tu. butti bene. Faccio, faccio un ragionamento giusto per capire, per mettere in analisi una questione. Non è che per caso ci rendono complici di questo che stanno facendo loro, versando del sangue? Domanda, eh? Perché a me piace riflettere, solo così. Allora, se noi riflettiamo, diciamo che per lo stesso processo di oppressore oppresso, oppressore oppresso, oppressore oppresso, noi stiamo opprimendo, quindi li stiamo buttando dentro gli animali, antibiotici, antidolorifici, antidepressivi, ormoni della crescita. E poi abbiamo paura di, un, di una sperimentazione con un serogenico che lo fanno già gli animali che mangiandoli ci tornano dentro, ma scusami, allora se, o, o siamo congruenti fino alla fine o se no è inutile che ci pigliamo per i fondelli, cioè mi viene da dire questo. Allora se noi stiamo facendo agli animali anima trattino li, anima trattino li, perché non è che se loro parlano un linguaggio diverso eh, non sono anime. Anzi, molto probabilmente sono più in equilibrio loro su questo pianeta che noi, come umani, perché un topo non costruirebbe mai un'arma o una, una bomba atomica. Noi siamo capaci. Un topo non farebbe mai una trappola per se stesso o per i suoi simili. Noi siamo capaci. Quindi, se riflettiamo, non è che, cap che capitano a caso le cose, capitano perché c'è un dare e un avere, c'è una causa e un effetto. C'è una, una legge di risonanza, quindi se io emano vibrazioni negative è inutile che mi lamento se mi torna roba negativa. Certo. Cioè, esistono degli esperimenti che sono scientifici che dimostrano che la maggior parte degli individui che sono concentrati sulla paura di essere derubati vengono derubati. La maggior parte delle donne che hanno paura di essere stuprate vengono stuprate perché hanno la loro concentrazione sulla loro paura, in più gli danno l'emozione, perché l'emozione è quella che è un, è un turbo, è come buttare la benzina sul fuoco, perché esatto. emana esatto. vibrazione, se noi diamo quell'emozione su quel pensiero, è normale che si manifesterà nella realtà quello che non vogliamo. Cominciamo a concentrarci su quello che vogliamo, lo ripeto, è quella la vera giustizia. Non sono le leggi che ci troviamo scritte nel codice civile, codice penale, perché un uomo integrale, le, le leggi ce le ha nella coscienza. C'è una, una grande crisi di coscienza in questo momento storico. C'è una mancanza di valore. Questo è. Non è una mancanza di, di altre cose, è una mancanza di valore. Se, se ci mancano i valori di base se un individuo non è capace di discernere il, quello che è giusto da quello che non è giusto non gli manca una religione gli mancano esatto, i valori sì. questo eh, proprio... è <ride> guarda <ride> diciamo che possiamo anche concludere perché hai detto delle cose veramente in una maniera impeccabile non ha non niente, guarda, perché non c'è niente da dire, hai detto tutto. Io ti invito ancora, ovviamente, perché certe cose bisogna ripeterle e quindi noi facciamo quella campana, praticamente a me piace pensare così, che ti sveglia la mattina, che a qualcuno può rompere le scatole, ma però ti salva perché dopo vai al lavoro. Cioè, facciamo un esempio un po', hai capito. Eh, niente io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato veramente grazie, grazie a te, grazie a tutti voi, grazie a te, Ana. Eh, salutiamo tutti del pubblico. Ciao.